La disabilità cardiovascolare innanzitutto è una disabilità peculiare, perché noi siamo abituati a sentir parlare di disabilità in senso generale. Le disabilità sono di tanti tipi. Spesso pensiamo al paziente disabile su una carrozzina o fermo in un letto. Quella cardiaca e cardiovascolare è legata a spesso a un'incapacità funzionale per un danno d'organo alla base, e sempre più spesso la disabilità diventa importante e nel tempo tende a peggiorare, perché c'è una progressione di malattia, una malattia che è una malattia cronica. Noi pensiamo al paziente con la malattia cardiovascolare, il paziente con l'infarto acuto, ma il paziente con l'infarto acuto, grazie alle nuove terapie, grazie ai progressi terapeutici, supera questo momento acuto, ma tende a cronicizzare. E quando cronicizza, cronicizza nel tempo, passano gli anni, quindi insieme alla malattia cardiovascolare ci sono le altre patologie, c'è l'invecchiamento che è fisiologico, che porta con sé anche delle incapacità funzionali, e quindi si tratta di, da un lato, intercettare tutte le disabilità legate all'invecchiamento, ad esempio, o alle altre comorbidità, e dall'altro identificare molto bene la disabilità cardiovascolare, che è legata proprio all'impotenza, alla disfunzione d'organo. Un paziente che ha una pompa cardiaca che lavora meno è un paziente che respira male, e quindi è un paziente che potrebbe fare benissimo un tratto di strada, perché le gambe e le braccia funzionano perfettamente, ma è il cuore che non lo supporta in questa attività. E quindi il lavoro del riabilitatore cardiologico è quello proprio di migliorare questa performance. E come si fa? Si fa grazie a una serie di interventi che sono farmacologici, che sono educazionali sugli stili di vita e che sono legate a un training fisico, perché allenando il cuore insieme a tutti gli altri muscoli si può migliorare moltissimo questa capacità funzionale.